chiamo Francesco Massa, vengo dall'Italia. Sono venuto qui a Meggio la prima volta nel 2005, quindi 16 anni fa. Per me è stata un'esperienza molto bella, soprattutto l'apparizione della Madonna Miriana, che mi ha colpito molto. Mi ha aiutato nella fede, perché ho pensato che lì in quel momento c'era la Madonna, e che quindi se c'è la Madonna c'è Gesù, c'è la vita eterna, c'è il paradiso, l'inferno e il purgatorio. Da allora sono venuto 80 volte a Medjugorje, ho organizzato pellegrinaggi varie volte, a volte sono venuto anche per 20 giorni, ho fatto dei gruppi di preghiera anche in Italia, in Brasile con la spirituale da Mariana di Medjugorje. Quindi è stato tutto. E perché Medjugorje è tan speciale, poti? Perché Medjugorje è tan speciale? Speciale perché qui è l'atmosfera della Madonna, quando c'è la festa dei giovani, tutta quell'esperienza dei giovani in tutto il mondo, e anche tanta gente che si è convertita, tanta gente viene e si confessa dopo tanti anni che non fa confessione, e c'è la confessione, le messe sono belle, con delle belle omelie, la messa è partecipata, e quindi è un aiuto per la nostra fede, è un aiuto. Poi è chiaro che uno anche in Italia, dove sei, la messa è sempre la messa. Sempre Gesù c'è nella messa, però in questo periodo poi in Italia non si può vivere, una vita invivibile in Italia, perché non puoi andare lì, non puoi andare lì, non puoi uscire, quindi qui invece puoi fare tutto, speriamo che continua così, no? Sì. Che si può andare al ristorante, e quindi c'è più, ora c'è più libertà, ora. Poi vediamo quello che succede. Muchísimas gracias. Okay. Chao. Venga.